Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, benvenuti a Racing Time numero 263. Sì, lo so, di solito andiamo molto più a ridosso della fine dell'FP2 con le nostre puntate, ma oggi non ci sono riuscito e non per impegni di lavoro. Io in realtà il video l'avevo fatto, ma non avete idea del vento che c'era oggi in pista. Non si capiva nulla, soprattutto nella parte centrale del video. Allora ho deciso di farvi una puntata un po' più, come dire, meticolosa, con più argomenti, facendovi vedere più cose, ma facendovi aspettare un po'. Non mi credete che avevo fatto il video? Guardate qua, eccolo qui, era bello e pronto. Ciao a tutti ragazzi, da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti. Ragazzi, rassegnatevi, c'è vento. Come avete potuto sentire, il vento era parecchio, ma poi ha aumentato e ha coperto completamente la mia voce. State tranquilli a livello di equipaggiamento, perché da qui alla prossima settimana dovrebbero arrivare un po' di robe nuove, tipo il microfono antivento, anche se poi si sente lo stesso, di una buona, buona marca. Due nuovi microfoni qui, perché ieri ho notato nella puntata che quando mi avvicinavo si sentiva malissimo, stiamo messi male. Comunque, cercheremo di, come dire, migliorare sempre più tutto il pacchetto. Tra l'altro, devo confidarvi una cosa, prima di entrare proprio dentro questa puntata, oggi mi sono divertito tantissimo. Ho messo a punto un motore, ho girato per un giorno intero e mi sono veramente, come si dice da noi, scialato. Guardate qui. Ecco, questo sono io, breve passaggio, ci tenevo tantissimo a farvelo vedere, mi sono veramente divertito, è per questo che mi sentite magari un po' stanco, perché il mezzo è faticoso, però con l'adrenalina ancora a mille. Comunque, andiamo a vedere un attimino, dividiamo questa puntata in due parti. La prima analizziamo quelli che sono stati i tempi, il passo gara, i problemi dei vari team, ma poi c'è una seconda parte molto tecnica. Per quale motivo? Perché molti team, soprattutto in FP1, hanno portato tantissime novità, la Ferrari, la McLaren, anche team come l'Alfa Romeo, e poi ci sono stati team che hanno iniziato a studiare alcuni flussi aerodinamici in vista di modifiche per il prossimo anno. E considerate che di queste robe martedì prossimo, quando ci saranno i test, ne vedremo tantissimi, perché riguarderanno la definizione delle ultime scelte a livello aerodinamico per le prossime vetture. Allora, andiamo subito a guardare i tempi. Siamo ritornati alla normalità, ma questo sono sicuro lo sapete già perché siete appassionatissimi, quindi non manca a voi di conoscere i tempi della FP2. Quelli dell'FP1 contano poco, la pista era troppo green. Allora, qui vediamo Max Verstappen che dà ben 3 decimi a George Russell e 4 a Charles Leclerc. Però c'è da dire una cosa, ragazzi, che Verstappen ha utilizzato due set di gomme nuove. Gli altri, o perlomeno quelli attaccati a lui, fino di sicuro a Perez, anzi no, anche a Carlos Sainz, hanno usato un solo set di gomme. Verstappen era comunque davanti sul giro secco, ma di un decimino su Russell e un altro decimino su Leclerc. Poi ha sfruttato innanzitutto una modifica fatta ai box, dove ha chiesto un anteriore un pochino più preciso, e difatti poi si è visto che quel sottosterzo appena accennato che la sua Red Bull aveva è sparito. Poi, altra cosa, ha sfruttato l'esperienza su un secondo set di gomme nuove e soprattutto è cambiata la pista. La pista di Abu Dhabi si gomma velocemente. Questa è una speranza per gli altri due team che qualche problemino in FP2 lo hanno avuto, soprattutto la Ferrari sul passo gara sul degrado delle gomme. La pista, dicevo, si è velocizzata un po' e Max Verstappen ha sfruttato queste tre cose, però rimane comunque il favorito della gara perché aveva un passo gara mostruoso, solo la Mercedes ha fatto vedere qualcosa di simile, invece la Ferrari no. Ora ci potrebbero essere delle scusanti per la Ferrari, ad esempio una configurazione
aerodinamica diversa tra FP1 ed FP2. Questa cosa qui l'hanno fatta sia Ferrari che Mercedes, vi farò vedere, che Red Bull, ma con, a quello che ho capito, la sola vettura di Perez. In Ferrari cosa hanno fatto? Hanno scaricato l'ala, sono passati all'ala in FP2 che hanno utilizzato in Canada. E quindi meno carico aerodinamico al posteriore. E questo un po' gli ha complicato la vita, perché complice anche un setup a livello meccanico, quindi sospensivo, che ha consegnato in mano ai due piloti una vettura molto sottosterzante. Soprattutto Leclerc non riusciva a chiudere le curve e succedeva questo: sottosterzo in inserimento al punto di corda, quasi fino all'uscita. Poi, quando veniva meno la forza centrifuga, Leclerc stava col volante tanto girato e perdeva il posteriore. Questo influisce tantissimo sull'usura degli pneumatici, sul passo gara, perché in questo modo vai a distruggerli velocemente. Quindi, cosa penso io? Che domani vedremo un passo indietro, almeno credo, a livello aerodinamico, sacrificando qualcosina a livello di velocità massima, però magari Ferrari avrà un comportamento più sincero della vettura, potrà puntare un pochino di più l'anteriore e di conseguenza avere un passo e quindi un consumo pneumatici molto più normale, molto più simile a quello che abbiamo visto in Brasile. Poi comunque c'è da dire che la pista tende a gommarsi e quindi questo problema un po' va via, però oggi era proprio esagerato, perché a un certo punto in Ferrari giravano in 1,32 quando gli altri facevano 1,30, quindi oh, ci sono quasi 2 secondi. Anche un'altra cosa può aver influito, però questo sulla prestazione massima, non sul passo gara, ovvero un motore un pochino sgonfio. Vi faccio vedere qui, abbiamo diversi colori in alto, vedete. Qui abbiamo Hamilton di questo colore, Russell bianco, Verstappen azzurro, Sainz rosso, Perez giallo oro e Leclerc fucsia. Allora, questo è il tratto del rettilineo più lungo, d'accordo? Se ci fate caso, la Ferrari come giri motore in ottava marcia a un certo punto è molto 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 più bassa rispetto alle altre vetture a gas aperto. Perché se notate il rosso e il fucsia sono praticamente i colori che stanno più in basso. Poi notiamo il bianco della Mercedes, anche il colore di Hamilton, cos'è, un turchese, è molto in alto, ma c'è anche il blu di Verstappen. Quindi questo significa che la Ferrari è andata un pochino più sgonfia a livello di giri motore, ma anche la parte elettrica era molto più tranquilla rispetto agli altri. Poi questa cosa dei motori è molto importante, perché si è discussa una cosa, ne parleremo alla fine della puntata. Poi, per quel che riguarda Mercedes, stesso discorso della Ferrari, anche qui probabilmente vedremo un passo indietro. In FP1 erano un po' più carichi, in FP2 sono andati più scarichi con entrambi i piloti. Tra l'altro, in FP1 Hamilton non aveva il Nolder, invece Russell sì. È probabile che domani si torni a questa configurazione, quella di Hamilton. Questo perché? Perché la Mercedes aveva questo tipo di comportamento in curva, molto puntata sull'anteriore, però in uscita da tutte le curve si vedeva il posteriore sbandierare un pochettino. Questo ha influito un pochino anche nella simulazione passo gara, quindi mi aspetto che domani i Mercedes tornino a un'ala un po' più carica, suppongo, questo non posso saperlo, ci vado un po' per logica, a discapito di qualche chilometro orario sul dritto. Certo che loro hanno un bel problema, perché generano carico o dal fondo o dall'ala, quindi non dalle pance, e hanno come dire, un campo un po' più ristretto per muoversi a livello di setup aerodinamico. Poi vi voglio parlare un attimino di mercato, perché sono veramente contento di una cosa, ovvero hanno dichiarato Ricciardo oggi, anche se ancora non c'è la comunicazione ufficiale, in Red Bull come terzo pilota.
Ricordate, ve l'avevo detto, l'indomani che l'ho detto è arrivata a mezzo stampa la smentita. Oh, ma attenti, non è arrivata perché l'avevo detto io, semplicemente è arrivata, casualità, state tranquilli, eh? E poi nulla più. E invece oggi Helmut Marko ha detto questa cosa qui e Ricciardo ha ribadito che ci sono in corso delle discussioni molto serie, a quanto ne sappiamo noi. E cosa fatta? E sempre a proposito di mercato, vi avevo anticipato uno Schumacher, terzo pilota in Mercedes. Ebbene, le parti sono sempre più vicine. E se dovesse esserci, in questo caso, nero su bianco, presto avremo l'annuncio ufficiale. Bene, a proposito, qui non c'era solo Ricciardo, ma c'erano i due della Red Bull. Vi volevo dire, comunicare che a seguito di una ulteriore discussione che c'è stata tra Christian Horner, con presente Christian Horner, e poi Max Verstappen e Checo Perez, i piloti pare si siano riavvicinati un pochino. Il clima è ritornato a essere disteso, i due si stanno parlando anche in maniera abbastanza amichevole, con pacche sulle spalle, sorrisi, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa lì in Red Bull l'hanno sistemata. Poi andiamo alla parte tecnica della puntata. Allora, sicuramente se avete visto l'FP1 avrete visto la Ferrari di Schwarzman così. Queste sono prove di 2023. Tra l'altro hanno usato anche la flow width, la vernice, che indica il movimento dei flussi aerodinamici. Questo per quale motivo? Perché è stato portato un fondo diverso nella parte finale, un po' diverso in questa zona, ma soprattutto in questa qui, con questo ricciolo che praticamente va a cambiare e anche in maniera abbastanza pesante i flussi aerodinamici che vanno verso il posteriore, da qui praticamente la griglia e poi l'utilizzo della flow width. Oltretutto, da quello che sappiamo, Schwarzman ha girato pure un po' più altino a livello di altezza del fondo proprio per simulare un po' di più quello che è ciò che arriverà con l'altezza modificata dalla FIA il prossimo anno. Vedremo fondi, ripeto, totalmente diversi da quelli di adesso. Poi anche in McLaren hanno provato un nuovo fondo alla faccia di non portiamo più aggiornamenti, invece li hanno portati e come? E l'ha provato Daniel Ricciardo. Questo è il nuovo fondo, come potete vedere, è diversissimo da quello vecchio, soprattutto in questa zona. Aspettate un attimo, è scomparsa la manina, non me ne ero accorto, ve la faccio ricomparire anche nell'ultima foto. Allora, stavo dicendo, soprattutto in questa zona e in questa zona dove ci sono le saracinesche, qui è diventato un pezzo unico, un pochino più flessibile, non più rigido, più flessibile, perché anche in questo caso l'altezza per Ricciardo è stata leggermente aumentata e poi praticamente appunto non ci sono le uscite dei deviatori di flusso e la saracinesca, tutto diverso. Qui c'è un ricciolo un po' più alto, qui è tutto liscio, qui c'è una slot e anche nella parte terminale, nella parte finale, c'è una modifica che potrebbe ricordare un pochino quella che abbiamo visto in Ferrari. Poi, sempre per quel che riguarda la McLaren, hanno utilizzato, loro hanno avuto tantissimi problemi ai freni quest'anno, allora hanno utilizzato in prova dei dischi Brembo, che sono quelli che monta anche la Ferrari in Formula 1. Perché? Perché questa pista ha due punti di frenata molto importanti, che sono appunto curva 6, curva 9 e poi anche un filino, magari curva 5, perché si arriva da curva 3 che si fa a 270 km/h, quindi probabilmente passeranno in McLaren ai dischi Brembo. Anzi, onestamente, c'è molta molta possibilità. Poi ancora andiamo avanti e vi faccio vedere una Red Bull che non si è risparmiata in FP1 a livello di prove aerodinamiche. In particolare notiamo questi sensori, dove c'è la manina ben visibile, che servono a leggere i flussi aerodinamici che vanno verso
l'ala posteriore. Questi vogliono rendere ancora più efficace a livello di velocità di drag, appunto, l'ala posteriore. E inoltre sono stati fatti degli studi per quel che riguarda le scoop, sempre in vista di queste modifiche che appunto andranno a influire sui flussi che vanno verso il posteriore. Probabilmente vedremo un high scoop nella prossima stagione leggermente diverso per la Red Bull. Poi anche Aston Martin ha fatto una prova molto simile in quella zona, invece Sauber è andata a fare dei fori, questa volta cercando di risparmiare un po', quindi con delle parti fatte in 3D applicate sopra, è andata a creare delle slot in quella zona del fondo. Poi, andando avanti ancora, vi volevo dire che non so se vi siete accorti tra la prova che di simulazione qualifica in curva 6 e invece la prova passo gara, sempre durante le FP2. I piloti in curva 6 perdono una marcia, cioè entrano di seconda e non di terza. E questa cosa qui la vedremo anche durante la gara, dove pian piano passeranno perdendo un po' di benzina dall'utilizzo della seconda alla terza marcia per fare curva 6. Poi andiamo ancora avanti con le sensazioni da fuori. In prova ho visto che Alpine, Red Bull e poi c'era un'altra macchina che non mi ricordo, comunque forse Mercedes, ma non ne sono sicuro, avevano un assetto molto morbido per quel che riguarda le sospensioni posteriori. Infatti c'era un coricamento laterale molto accentuato su queste due vetture, più una terza che non ricordo. Che comunque non era la Ferrari, state tranquilli, che ci faceva vedere veramente tantissime scintille. E a proposito di scintille, se ne sono viste tante in McLaren durante l'FP1, soprattutto a un certo punto delle prove, perché in questa zona, anche se non visibile, me l'ho dimenticato di dirvelo, è stato montato il pattino in stile Red Bull, ce l'ha anche la Ferrari. Poi passiamo alla FIA, due notizie, ovvero che uno si è riunito il World Motorsport Council, spero di averlo detto bene, e ha discusso veramente di tante cose. Due in particolare ve le voglio dire oggi, poi le altre le vedremo durante le prossime puntate. Ovvero, in caso di pioggia si vuole creare un kit aerodinamico che serve per contenere gli spruzzi. Immaginatevi una sorta di parafango da mettere sulle ruote posteriori, appunto per contenere gli spruzzi che vengono sparati alle vetture che arrivano dietro. Quindi ci sarà una sorta di coperchio, ecco appunto, però si devono fare degli studi aerodinamici per vedere quanto questo coperchio vada a influire sulle vetture con i canali Venturi, che hanno appunto nei flussi che si muovono sotto la vettura un punto nevralgico, quindi si deve vedere quanto questo coperchio messo appunto sulle ruote possa andare a intersecarsi con questi flussi aerodinamici. E poi un'altra cosa che a me preoccupa un po' è che vogliono irrigidire le sanzioni in caso di sostituzione delle PU, quindi di turbo, di parte elettrica, di cambio, di motore endotermico, eccetera, eccetera. Questa non è una cosa, come dire, fantastica, però c'è, soprattutto pensando a quanti problemi di affidabilità ha avuto la Ferrari quest'anno. E se qualcuno va a cannare le possibili modifiche in vista, sempre nel campo dell'affidabilità del prossimo anno, saranno guai. Poi andiamo ancora avanti, sempre parliamo di FIA e parliamo di Perez. Allora, la FIA ha dichiarato che non aprirà un'inchiesta in quanto, udite udite, la telemetria non è sufficiente per vedere se l'ha fatto a posto o meno, però lo farà nel caso in cui ci sarà una richiesta con tanto di reclamo da parte di un team. Quindi diciamo che si sono parati un po' la botta in FIA su una cosa dove comunque l'intenzionalità della manovra, ve lo dico da pilota, ma anche da non pilota, ve lo dico, è assolutamente certa.
Vi aggiungo anche che nessun team ha intenzione di andare a fare questo reclamo per aprire questa indagine. Questo al momento è così e non credo che verrà cambiata questa cosa. Chiudiamo con una nota simpatica. Allora, intanto faccio una piccola correzione. Questa foto non è stata scattata nel paddock, ve l'avevo detto in uno dei due video che vi ho proposto ieri, uno di giorno, l'altro alle 2 di notte, ma davanti a un ristorante per una cena in onore di Sebastian Vettel, organizzata da Lewis Hamilton, che ha pagato anche il conto. Ora, forse, guardando un attimino questo conto, dobbiamo un attimino, come dire, rivedere le nostre posizioni in termini di budget cap e in termini di catering, perché guardate che conto assurdo hanno pagato, ragazzi, guardate che conto assurdo c'è qua, è una roba impressionante. Allora, la cifra è questa. Come per magia appare la manina nella nostra realtà aumentata. Però non so se sono dollari, 29.000 dollari sarebbero comunque tantissimo, ancor peggio se è la moneta locale, praticamente si passano abbondantemente i 100.000 euro. Ma questi qua, va bene che erano tanti, ma che si sono mangiati, ragazzi, che si sono mangiati. Praticamente assurdo, assurdo, incredibile. Non voglio scendere nel dettaglio del conto. Qua ci sono battute. Secondo me si sono comprati il locale in società. Comunque, è tutto per questa puntata. Spero che la qualità dell'audio sopportatela ancora per qualche giorno. Poi, tra l'altro, vedete, ecco, una roba ce l'ho qua. Però non avevo il cavalletto stasera, se no già usavo quella. E altre due. Cambieremo presto, tranquilli, migliorerò anche in questo, ce la metto tutta come al solito. Bene ragazzi, è tutto per questa puntata, spero vi sia piaciuta. Se sì, lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, attivate anche la campanellina e vi ricordo per qualche altro giorno, credo ne abbiamo 18, per altri 12 giorni, se volete acquistare qualcosa simile a questo c'è l'indirizzo in descrizione e soprattutto se volete uno sconto del 15% in più, attenti, se potete pagare questo conto non ve lo fate fare, però se volete un conto, uno sconto del 15% scrivete nel codice d'ordine SNP 15. Da Nicola Castiglione, dalla selezione azione piloti è tutto anche per oggi, se non faccio i 20 minuti non mi chiamo più Nicola. Vi mando un bacio, ciao, niente, sigla, ci vediamo domani o dalla pista se non c'è vento o altrimenti mi dovrete aspettare per la sera. Ciao!